vecchio palco dell'Italia. Da febbraio giorno 23. Niente gente in sala, silenzio, sai perché? Non c'è chiacchiericcio nel foyer. Aspetta mezzogiorno, parla Zaia. Io l'ho sentito ieri su Rai 3. Ha pronta l'ordinanza. Cosa un gran mal de panza. In un vecchio palco dell'Italia. Che splendida stagion, sparita in un boccon. Tutto rinviato l'indomani. Ma non ti preoccupar, si va a riprogrammar. Ci pensa il nostro ufficio ad incrociare tutti i calendari. Poi dal vecchio palco dell'Italia siamo finiti stesi a gambe in su. Mi metto a far la maglia, rolliamo se una paglia e sul balcone a fare il barbecue. Quel Dario è un ottimo ministro. Ma è vero che lavora tuttora? Da più di un anno lavora al Netflix della cultura. Che uomo! Che tempra! Che mente! Ma dica piuttosto che mosh! Lo ha inteso il signor Conte? Niente Natale coi parenti. Non sconfinare. E dai parenti non andare. Quel Salvini sempre più titano. Però mi si dice un gran bene di un tale. Non mi so bene il nome. Sarà quel napoletano? Diego Armando? No, Di Luca. Aspettiamo la nuova ordinanza per Natale. Shh, silenzio, presidente. Passa le stagioni, rifanno il cartellone e chiudono i teatri dell'Italia. Il bonus tu ce l'hai? L'aspetto ancora, sai. Pure io attendo ancora quel d'aprile. Se da mamma tu ci vai, a Natale poi dovrai distanziarti, tamponarti, mascherarti, igienizzarti, poi pesarti, poi accar. Lentamente poi il sipario cala, scendono le luci nel foyer, è vuota già la sala e non rimane che questo vecchio palco della vecchia Italia. Quindi buon Natale anche a te. La musica è finita, mi aspetta il panettone. Facciamoci gli auguri, sì, ma a distanza. Buon Natale a tutti, anche a te.